Buonasera! Su questa trombetta noi arriviamo in live. Buonasera Bomar, Vin Stark, Mr. Shadow, Mugiwara, Toon, Xenox, il vero Carlito, Leo, Gubestivi, Doraz, Trizio, Veterax, benvenuti, Naxgod, ciao a tutti, Gioacchino, Castier, benvenuti ragazzi, Eli Roma, ciao, 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 oggi abbiamo un nuovo team, dato che domani gara online si avvicina l'appuntamento saliente, insomma, anche perché dobbiamo prendere qualche punticino, sarà un delirio ragazzi, a questo giro sarà veramente un delirio domani, vediamo. Allora, io vi propongo un team che è veramente, secondo me, indecente. Fra poco, prima aspettiamo che niente più Gabibo l'abbiamo giocato ieri, l'abbiamo giocato oggi su YouTube, insomma, non è più una novità. Vediamo, ciao Basjo e ciao China. Primo abbonato di oggi, 27, grazie mille. Abbiamo Mousehold e è un team molto strano, ragazzi. Ve lo faccio vedere subito. Lo faccio vedere subito perché secondo me potreste mettervi a piangere. Abbiamo, come potete vedere, Screamtail con Owl che potenzia Mousehold, Dragapult, insomma, diventa un po' un delirio, e Mousehold da Tidy Up, che per chi non lo sapesse è letteralmente Dragodanza, aumenta attacco e velocità, basta. Quindi questo è quanto, quindi non so. Owl è grido di lotta. Poi abbiamo la Thunderwave, insomma, un po' di robina storta c'è. Quindi sono assolutamente contento di proporvi una roba così. Allora, aspetta, devo fare una roba che mi sono dimenticato di fare. Ciao Alliste, le cose storte non funzionano per te. No, sono d'accordo. Sì, è quella che toglie anche... Esatto, toglie anche le hazards, toglie tutto. Ciao Alisterone, come stai? Che piacere risentirti. Allora, partiamo e vediamo un po' cosa succede. Parlo, ma partecipare alla gara online di questi giorni? Ovviamente sì, amico mio, ovviamente sì, ci mancherebbe altro. Yeah, proviamo. Ciao Falcus! 999, attenzione. Facciamolo andare sopra i 1000. Spero anch'io, amico mio. Spero veramente anch'io. Ok. L'Ortworm modificato. No, ci sarà Ortworm dappertutto. La grande moda, ovviamente. Ragionando un attimino, bambini.
Non è facile. Non è facile questa qui. Non è facile questa qui. Ciao Pito Scuro! Grazie del sest dell'hype train partito. Grazie ragazzi. Ok. Dammi terra normale, cazzo! Vabbè, dentro Gyarados, su Singlu. No. Come andate al medico? Grazie mille per chiedermelo. C'ho una robina all'orecchio che dovrebbe risolversi pseudo da sola. Devo solo aspettare. Grazie di avermelo chiesto. Se si fa un crit, magari, su 10... Malissimo, tracker. Veramente malissimo, tracker. Come si fa? La risposta è malissimo. Ok, tutto da rifare qui praticamente. Lui è Bakun. Sentiamo di Colagrito. Ciao Tommy, Pippo Cenci, Mugi. Che choice item. Raga, sono arrivate le notifiche? Domanda. No, no, yes, 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 yes. Allora, chi ha detto di no? Fermo, ma lui non è CB allora. Vai, pigli per il culo. O buhaiolo. Te non sei CB, bastardo. No, perché vedo... molto, molti meno di quanto... Ah, Richelle Live Sidonia anche oggi. Col competitivo, magari. Con cognita, anche no. Beh, perfetto, benissimo.
me l'aveva doppiato. E che ora è Extreme Speed. Vabbè, partita finita. Io onestamente mi domando, ma che cazzo faccio? Che cazzo mi faccio il culo per portare il competitivo tutto l'anno, se poi tanto basta che ci sia Sidonia e fa competitivo e non viene nessuno bene. Allora, no, allora non, cioè, che cazzo faccio io? Che cazzo faccio? Cioè, va niente. Devo provare a ruttare. Bestemmiare, ruttare. È veramente avvilente, ragazzi. Certo, lui fa fake out su uno che ha fake out. Mi sembra un'ottima strategia. Ciao zio, grazie mille. Penso mi fa Extreme Speed mo. No. Ok, Rocky Helmet qui ci salva perché gli rompiamo il... No, come se era Ghost. Bello. No, non c'entra niente, presidente. Non c'entra assolutamente niente. Devi sistemare la notifica, amico. Devi mettere di mandarti la notifica, presidente. Ciao Nikyu. Ma niente, in realtà ho preso un rental veramente indecente, pazzo in culo. E niente.
Che non hai fatto la Terra, non ti veniva comunque. No, perché ero Terra Ghost, non mi cambiava assolutamente niente. E Dazzlim non bastava per tirare giù. Per tirare giù Iron Hands. Bisogna vedere se Among Us c'ha Rocky Helmet o meno. Andiamo un po' a scularla questa cosa. La Juve ha avuto 15 punti. Beh, ma era ovvio, Detona. Era ovvio. Figurati. Figurati. Una società che andrebbe radiata perché è quotata in borsa, falsifica il bilancio, è ovvio che non venga penalizzata. Siamo in Italia. È ovvio. Chi ci ha mai creduto a quei 15 punti della Juve? Anzi, è ottima, no? Se ci pensi come strategia, perché così Milan, Inter, Roma possono un attimino pensare di rallentare. E poi zac! E invece ma io ero quarto, no? Sei vinto. Ma io ho fatto turnover perché sapevo d'avere 4 punti di vantaggio. No! Siamo in Italia, ragazzi. Siamo in Italia. Ciao Colligno. Vieni? Vieni alla Tarl. Mi fa molto piacere. Speriamo in un paraflinch, boys, vi dico la verità. E se ora lui mi può fare jet punch o di qui o di là. Ciao Fuku. Sono un po', onestamente, mi gira un po' il cazzo che basta che vada a Sidonia a fare in competitivo e automaticamente dimezziamo gli spettatori, quindi l'attenzione evidentemente non è sul contenuto e la cosa mi delude un po', perché io nel contenuto ci credo tutto l'anno e lo faccio sempre e non solo quando è di moda e... Siccome si sa anche la fatica che faccio per mantenere determinati numeri e determinato interesse, sono veramente... Mi gira veramente il cazzo, vi dico la verità. Faccio un'altra mezz'oretta, poi chiuderò la live probabilmente, perché non ho il mood giusto per giocare. Mi metto a preparare la gara online. Ha più senso.
No, io Giolio dovremmo staccare del tutto, dovrei smettere. Staccare, proprio smettere. Sono rotto le palle. Sono veramente rotto le palle. Ciao Ste! Vai, stai a vedere. Sì, Black Waltz, tutto bellissimo, ma non in contemporanea, porca troia. Perché io mi faccio un culo, veramente, così. E se bisogna fa squadra, bisogna fa squadra. Population di là perché mi immaginavo che lui potesse uscire la terra. Il problema è che noi non lo tocchiamo, però. Lo incoriamo su freeze dry. Bom. I teofini possono essere ancora un fattore. Possono decisamente essere ancora un fattore.
Ciao Exertion, all'inizio devi affidarti a un rental. All'inizio devi affidarti a un rental. Quando diventerai un cuoco esperto potrai coniare ricette tue, ma fino a che devi prendere un po' di maestria in cucina servono i libri di ricette. Devi fare chilometri, devi capire i tempi di cottura. Dopodiché fai un team tuo. Sono tappe purtroppo abbastanza... stringi un po' i denti. Comunque i team li trovi su PTC Manual, il sito nostro di approfondimento su tutto. Sto disgraziato, cosa può fare? Verme e Lurax l'abbiamo portato ieri, ci abbiamo fatto un video. È uscito su YouTube, boys. Io ci purga, eh. Scizor ci apre in due team, se ci fate caso. Parte CU, ma lui li dà di bando, giustamente. Io fossi in lui andrei doppio su Gigli. Ciao Graxi, grazie mille. Addirittura se fa Swordens, che è gratuita. Next. Io qui facevo Teragost. Ma lui che cazzo gliene frega. Ma sì, fake out and core. Faccio Teragost e hai perso. Però ho la Teragrass, certo Giolio, ma lui sa una sega. Dopo un haul è un buon danno, raga. Dopo un haul è un buon danno. No, Tommy, le Hazard vengono usate in realtà. Io a questo punto non me ne voglio andare. Lui terra cristallizzerà probabilmente Iron Hands. Invece no. Allora, Annihilate con Spike mi sembra un po' esagerato, devo essere onesto. Ciao Ganondorf, buonasera.
Lane Core se n'è andata. Siamo un più uno d'attacco, però siamo meno uno speed. E siamo soprattutto in range di Bullet Punch. Non ci faccio molto, vero? Io fossi lui, farei Bullet sui sorci. Che sono a più uno. Non secchiamo Dragonite. O anche così, certo. Deduco sia multiscale lui. E CB. Attenzione! Terera. Water barra fire. Noi qui bisogna sperare di prendere un danno da Extreme Speed che sommato al danno di Bullet Punch di Scissor CB dopo non sia kill. Dovremmo avercela fatta. Però attenzione, perché bisogna che entri onda calda su Dragonite. Ciao Shenik, no, ancora non ho deciso. Due CB, si resiste a 12-13 PS. No, non è CB. Ah già, è per... I danni pompati sul nostro Flutterman è perché il nostro Flutterman è bullet. Sì, ref, mi gira un po' il cazzo. Mi gira un po' il cazzo. Perdonami. Mi comincia a pesare un po'. Mi comincia a pesare un po'. Mi comincia a pesare un po' che... non si percepisca la dedizione al lavoro e alla cura del dettaglio. Mi sono un po' rotto il cazzo. Un po' rotto i coglioni. Spenta la musica. Ah, devo reinstallare il plugin, è vero. Che non fa finire la musica. No, ma a me non mi interessa il ragionamento che fa la gente. Sono anche stufato di questa piattaforma dove non si cresce. Cresce soltanto chi è già grande. Sono proprio stufato. Sono stracontento di fare semifinale e finale a PTC su YouTube.
Ciao Tia, grazie mille, benvenuto, grazie. Grazie mille. Boh, questo dovremmo averlo. Dovremmo averla portata a casa. I sorcetti sono veramente bastardi, eh? Buonasera Muzu, buonasera. Ciao Matte, grazie mille ragazzi, benvenuti. Benvenuti. Entrate su Telegram, mi raccomando. E così rimaniamo più in contatto. Brahut mai portato. Ciao Gabri, mi stai facendo il team? No. Mi gira un po' le palle, madre Calabria. È un periodo che mi gira un po' le palle. Diciamo il post Ewick è un po' aperto gli occhi. Siccome la mia mission è intrattenere, non ho intenzione di abbrutirvi con pensieri negativi, ma non va tutto bene, ragazzi. Con il lavoro che fa, non va tutto bene. È una frustrazione continua.
Brasolone, grazie per i 10 tesoro. Ma ragazzi, non... non sentitevi in dovere di dover regalare. Ho visto anche Silverstone, davvero non è una strategia atta. Mi gira proprio un po' le palle. Mi gira proprio un po' le palle per tante cose. Mi gira le palle perché... Lasciate perdere. Lo chiamo sempre Bresaola. Ciao Cole, grazie degli 8. Perché Terraground? Non lo so, Super Rose. Bisognerebbe andarglielo a domandare. Ovviamente perché così non posso fare Thunder qui. Cazzo faccio io? Ciao Joe Screens. Grazie mille, Joe. Io, sì, lui è CB con EQ. Penso sia stato un caso che abbia protetto Shenpao, nel senso che ha protetto per fare terremoto. Però CB, oddio, ora che fa? Va via? Però quel danno su Grimmsnarl... Oddio, magari non è CP, eh. Infatti, magari sono di cristallo i miei. Marontolo! Grazie, Marontolo. Grazie mille, ragazzi. Ora mi fate sentire in colpo. No, ma io lo apprezzo, Bresaola, eh? Insomma, non devi sostenere tu da solo il canale. Ti ringrazio veramente. Vabbè, next. Questo team ha veramente degli equilibri molto labili, ragazzi. Ciao Simon! Questo film ha veramente degli equilibri molto labili. Molto, molto labili. Se abbia fatto X3 o X2 addirittura di sì. Questo team a Lewick, rendiamocene conto.
Ripare, ripare, c'è Braveri. C'è Braveri, non riparo. C'è Braveri. Non ripare. C'è Braveri. Non ripare. È che c'è tipo fisco, vabbè. C'è un po' Hans, partita finita. Grazie Black Vanilla, grazie mille veramente. È che io ragazzi, cioè non è che vorrei risuonare come insomma l'eterno scontento, però cioè vorrei crescere e non parlo di sub, vorrei farlo conoscere questo gioco. Questa piattaforma non ti aiuta. Fate un giochino ragazzi. Avete un browser? Senza chiudere questa scheda. Va bene. Fate un giochino. Fate nuova scheda in incognito. E andate su Twitch. Ok? Quindi aprite Twitch senza essere loggati. Frase, ma non in contemporanea, capito? Perché in contemporanea a me mi ammazza. A me mi ammazza. Punto. A me mi ammazza. Cosa fare? E faccio una fatica boia per tenervi appiccicati allo schermo. A me mi ammazza. Scarf Goldengo. Ciao Luca. Insomma, stavo dicendo, aprite una nuova scheda in incognito. Ditemi che canali vedete. Considerate, nella scheda di incognito non c'è i cookie né niente. È la piattaforma... Ditemi che canale vedete. Dite se vedete questo canale nostro. Ciao Giano. Ah cazzo. Fatto disable su Goldengo. Vabbè, Goldengo Scarf, ragazzi, direi che abbiamo capito perché è alto lui. Eh no, Vinstark, perché in realtà se vai a vedere noi abbiamo più abbonati di 7 di quei 10 nomi che hai detto, di che sono stati detti. È brutto da dire, ma purtroppo tanto questa piattaforma aiuta a crescere soltanto chi è già grande. Io in 4 anni che streamo non ho mai avuto un post su Instagram. Un post. Eppure sono il signor competitivo Pokémon su Twitch Italia. Eppure ho organizzato un torneo con i campioni del mondo. Sembrano sciocchezze, ragazzi. E io, insomma, ve ne parlo per condividere. È una grande frustrazione. È una grande frustrazione.
si promuove sempre e solo 7-8 canali. Si arriva nemmeno a 10. E io mi sono rotto il cazzo. Siccome io sono diverso, io sono un povero stronzo livornese di provincia. Non andrà a Milano a vivere. Ciao ragazzi! Ragazzi di Amala, intendo. Oh, io sono contento per l'Euroderby. Poi si può anche perdere. Però... meglio vincerlo, ovviamente. Però... tanta roba. McCock, vediamo se fra una settimana si fa 1000 spettatori. Scrivimi, scrivimi, amala, sono a disposizio. No, non ce l'ho, Ciccio, lo sai? Io non ce l'ho. C'avevo l'anno scorso. No, e considera, Amala, che io c'ho... cioè non ho più giocato nemmeno Hogwarts Legacy. Io c'ho quelle 5 ore che abbiamo fatto in live di Hogwarts Legacy e poi non... cioè... ce la faccio più. Ce la faccio veramente più, sono alla buccia, sono arrivato alla buccia. Ciao Drake, ma non so. Ah, siamo un non è Rocky Helmet. Ma che tanto se non è Rocky Helmet. Tranquillo, Drake.
anche sculato una buona para, però... Raga, ma forse mi sono spiegato male, se mi sono spiegato male... Faccio mea culpa. Io, chiaramente... Non intendo, cioè, non mi sto lamentando dei sub. Sub, ce ne abbiamo anche tante. Poi, per carità, vorrei ce ne fosse di più per reinvestirle e fa roba sempre più grande. Io uso la views come metro di misura dell'interesse, ma io non ho intenzione di cambiare content. Se fossi stato innamorato dei numeri invece che del gioco, sarei andato a farla Kaizo, capito? Quindi so che me lo dite a battuta, vai a fa' quello, vai a fa' quell'altro, vedrai che le views le fai, bla 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 bla. Ma nel senso, sono frustrato perché lavorando da tanto al competitivo Pokémon non ho mai un cazzo d'aiuto, niente. Cioè, devo sempre contare solo esclusivamente sul nostro apporto e sul nostro staff di santi moderatori che mi sopportano, peraltro. Allora, lui da sa che è onda calda, muore. Faccio così. Quindi scusatemi, ogni tanto mi piglia, poi post Ewick mi gira le palle perché... Ci sono 13 fattori che voi non conoscete e che va bene così perché, ripeto, voi dovete godervi lo show. Però da dietro nel back office, insomma... Si mangia tanta cioccolata. Tanta. Tanta. Meno male ci ha clittato Grimmsnarl e non CU. Ah no, clittà anche CU. Lui ha già atterrato? Sì. Fuoco... Ai ai. Ti ringrazio Naobino, grazie, mi fa piacere, grazie mille. Ho ucciso Light, ragazzi. O good staffone. È il momento di rovinargli la run. Non si è mai portato Dragapult. È che, cioè, così secondo me si fa fatica Dragapult.
Good Stuff Jack si intende roba buona, quindi tutti i Pokémon top tier, il team Good Stuff. Guarda Maurone, non dici male, ci vuole coraggio, però non me ne pento. Maurone, quant'è che sei mod? Saranno 4 anni? Anche. Boia. Mi pare ieri. Caggiafa. Non mi fate della spread di questo schifo. No, 250. Quantomeno è veloce. Ho tracristallizzato, vero? Se non ho tracristallizzato sono un coglione. Ho sbagliato a premere. Premuto R. Sdrogo, ma noi le abbiamo fatte 24 ore estendibili. E anzi, ora si farà breve una maratona. Abbiamo già fatte due. Quello non è abbassarsi. Anzi, noi abbiamo fatto 41 ore e 46 la seconda. No, no. Io devo terracristallizzare. Qui se terracristallizzavo avevo vinto. Ma io sono scemo. Ciao Doc. Docchino, ma puoi entrare e goderti la live ogni tanto senza dover... Doc non riesce. No, sbagliato un'altra volta! Terra grass, population bob a destra, partita finita. Invece ora questo fa self-pollen, pap.
dio delle città e delle immensità. No, è Tordo, meno male. Però era una giocata top. Ciao Enrico, grazie mille. Vinto di Shiu e te la cristallizzato. Dai, svegliati per favore. Svegliati per favore. Svegliati per favore. Non mi ricordo, ma lo sai che di liquido c'ho solo level up? Comunque, Teraghost, avremmo vinto 16 partite con Teraghost. Ciao, Matte! Si recupererà. Matte, my language switch in tedesco adesso. Cioè, ora, io... Mi spora Extreme Speed tutto su... Ci svegliamo? Posto. Ciao Pujos. Si è multiscale lui. Però ho visto il danno, secondo me è anche lockato CB su Extinity. Si farà self pollen. Refondate a Matte 75.000 del Tedesken cortesemente. Guarda, ma perché hai tirato il primo turno di Sleep? Perché mandava? Perché non cambia nulla.
L'ho bloccato, ragazzi. Se killi Among Us non è vinta, se killo Dragon è vinta. Anche se killa Among Us. In realtà penso sia abbastanza vinta. A meno che lui non prenda tre turni di slip e non si faccia self fallen pro. Però lui fa spora perché non ha senso fare spora. Self pull, cioè lui è quarantesimo e non ha capito che deve fare self pull e pop, per quanto extreme speed. Estraiamo i topini dal tatami con delle pinzette. Svegliamoci. Va a letto, però insomma avete visto lui che danni ci fanno. Bom. 40 lui, eh. 40esimo. Te lo spiego subito, Bascio. Perché se io non ammazzo Dragonite, avendo che lui ha multiscale e si fa Pollen Puff, regge Shadow Ball, poi mi spora, poi si rifà Pollen Puff, poi regge Shadow Ball, il timer va e lui vince 2-1. Invece se io gli ammazzo Dragonite, poi c'ho Shadow Ball, Terra Ghost su Among Us. Anche se faccio due volte tre turni di sleep, lui due Shadow Ball non le regge. E io invece Pollen Puff ne reggo 12. Quindi, perfetto. Cioè lui doveva prendere e farsi self Pollen Puff. Cazzo mi fai, Pollen? Domani per l'AC ci sarà del delay, sì, Super Rose. Ma c'ho due cartucce in nel... lui se la regge per via di Team Blue. Vabbò, va bene, va bene. La migliore, basso, la migliore.
altra situazione dove la Terra Ghost ci faceva fare il salto di qualità, ragazzi. Chi c'ha lui dietro? Io penso avesse avuto Arcanine, l'avrebbe già buttato, no? Ciao Katox. Questo è un colpo di scena. L'unica terra. Tutta la Ghost, chiaramente. E ci frega Topin. Pazzesco. Pazzesco. Così, grazie. Ciao Zanni, grazie. Lui ha paura di ancora. Dai sorcetti. Servan tutti, più o meno. Godo. Bravi sorcetti miei. No, in realtà è stato utile davvero, unissimo. Se no avevo Spirit Break e... botta. Allora, se lui fa fake out su Mausolt e non fa Trick Room, la partita l'ha persa. Ciao pelle! Grazie. No fake out. Che lui può mettere Trick Room. Mamma mia. Mamma mia, grazie pelle. Non ci voglio credere. Ero qui che dicevo, tanto sarà V. No, è il Citrus. Ma perché Citrus?
cioè, capite? Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. Guardate con quanto è rimasto. Bastava un crittino su 10. O la sua para. O un roll. O il budello di sua madre. Bastava tanto. Abbiamo giocata molto bene, abbiamo trovato Terra Stilting Blue, Citrus, io non mi aspettavo Perish a questo punto, devo essere onesto, Impulse. Possiamo ancora vincere. Se lui non ci killa i topini. Io qui speravo in una para. Se rimane parrato. Lui è riuscito a buttare via la win condition. Se lui rimane parrato, ammazziamo Gothitelle. Che... io gli avevo fatto disable perché qualora fosse rimasto parrato gli avremmo disablato prote. E allora avevamo vinto. Invece impossibile rimanere parrati. Sì, cazzo! Però calma. Sì, c'ho TR. Ah, è vero, c'ho TR, muore prima. È vero, muore prima il coglione. Ottimo. Però fermo, va via prima la Trick Room o la Perish? Questa è una cosa che... vaffanculo. Dai, ti abbiamo portato a scuola, forse. Diciamo le cose come stanno. Cioè, mi sa che va via la Trick Room. E poi muoio, eh. No, no. Che 40-17, boy. Super score. Ciao, Bao. Grazie mille veramente, ragazzi. Ah, raga, io non ve l'ho detto perché mi sono... abbrutito stasera.
Sopportatemi, scusatemi. Sabato 29, a partire dalle ore 10:30 di mattina, si fa un torneo a Livorno al centro del fumetto. Torneo di PG. Saranno una trentina di posti, quindi non molti. Domani vi comincerò a spammare il link di Eventbrite per iscrivervi e partecipare. Sì, mandato, andava tutto bene, grazie mille Puzzo. Ciao Dan Grim Reaper, non ho visto il rating di questo tizio. Ciao Asgia. 2003. Bene. Molto bene. Questa Nylape lì, raga, non mi convince. Sdrogo, ma se lo incoro su il Pulse non faccio population bomb su Azumarill e quindi non lo kill. Bravo Tebata, ti aspettiamo, vabbè. Porta la Switch. Draga non l'abbiamo mai portato, strap. Non poco, mai mai. Prossimo Grand Line c'è domani, sabato, domenica. Cioè questo butta Among Us su Hitwave. Ripetiamolo ad alta voce. Questo butta Among Us su Hitwave. Ciao Leone, grazie del Prime, benvenuto. E del Life Train. Questo non ha preso un cazzo. Bene così. Abu. Trenino. E lui farà una bella Terra Water. Però noi godo fortissimo, anzi. Non c'è più. E il tinglu no, non c'è più.
No, Knight, buio no. Buio no, perché contro Flat e tipo di Dazzling non muore. Mario. Ottimo. Ma proprio ottimo. Meno. Ci leviamo dalle balle. No, Bao, non l'ho visto, sai, il film di Super Mario. GG. No, no, Vince Stark, quando sono in campo. Hit, che non serve a un cazzo. Sembra fatto apposta, ragazzi. Sembra un remix fatto proprio. Cioè, match partito con la canzone, match finito con la canzone. Faccio la pipì.
Non mi veniva. Allora, King Lu. Beh. King Lu, stai fermo, vai. Non rompere il cazzo. Non mi veniva, ragazzi. Tutti i cibi. Dovrebbero bastare, eh? Ah, era anche una... un dash. Era anche un dash. Allora, perché uno mi vuole buttare CU? O perché è Scarf, o perché vuol fare Teragost. Secondo me. Ciao Andlas. Mi frude, eh? Non basta però, ragazzi. Basta, boys. Io i topi me li tengo. Grazie, Andlas. Grimmy? No, però, ragazzi, non si può. Cioè, noi abbiamo trovato Taunt, Tinglu e Flick... No, vabbè, ragazzi. Dovrei mettere a piangere. Dovrei mettere a piangere, posso? No. Ecco, questo flinch mi fa buttare via un Pokémon. Questo flinch mi fa buttare via Flutterman. Basta mai nella vita. Ciao Kane. Ma ero certo, cioè l'abbiamo calcolato, che è una certa, bisogna... No, roba veramente da male. Flinch di frana. Avevamo vinto, ragazzi. Era la quinta vittoria consecutiva, se era sotto la top. Aspetta, perché questo si fa fuori Tinglu da solo. Ciao ragazzi, benvenuti. Cosa sta facendo lui?
Ora bundle però, figlioli. Se non flinciava avevamo vinto. Che trova bundle e faceva taunt. Niente, bisogna evitare idropompa. Bisogna evitare idropompa. Niente, fa terremoto. Che fastidio perde così. Rock slide flinch. Vabbè. Ci può stare, per l'amore del cielo. Ok, abbiamo trovato Taunt Tinglu. Che fastidio. Cioè abbiamo trovato Tinglu con Taunt e Frana Frana Flinch. Era meglio risparmiare la terra per il pesce. Allora, Jack, lui lì si è fatto self EQ e si è ucciso Shiyu da solo. E io non potevo pensare che lui facesse una mossa così sciocca. Cioè, lui Shiyu, Scarf, sta sopra tutti, lo tiene lì. Non... peccato, perché eravamo 205, si è beccato questo 2000 e gioco piedi e 100 posizioni fumate per un Frana Flinch di Tinglu. Ma roba da matti. Megan, che non dovrebbe essere la Rattle, perché vi ricordate, lei si chiama, lei si chiama Fox. No, non è neanche Megan Fox, ragazzi, purtroppo. Sarebbe stato veramente top, ma no. Non penso. Fai noi. Partiamo così. Ciao Bourbon, benvenuto. Oh, mai portato Dragapult, raga. Mai portato Dragapult. Mai portato Dragapult. Bishop, non penso ti abbia bannato. Penso ti abbia solo cancellato un messaggio. Non so neanche perché, non sto leggendo un attimo. Non sto leggendo la chat. Io faccio questa perché non voglio fargli fare cose a Marcro e non faccio onda calda perché non voglio colpire Annihilate. Non capisco lui di cosa avesse paura. Non viene giù. Ah.
Vabbè. È il momento di farla onda calda, raga. Qui fa Tailwind. Noi ora si paralizzerà tutto ciò che respira. E non. Gli potenziamo il Rage Fist, però si fa 50%. Poi ora lui rimane parrato, vero? Yeah. Domani Volder. No, lui non lo posso parlare. Lui non lo posso parlare. Pim pili pim. Forse ora si regge. Oddio, lui di fulmine pesta, però farà sicuramente una tera. Per il Tereled. Ora non la regge. Sandy Shock è bellino terra erba. Non certo terra erba. Un turno di Tailwind lui. Non posso buttare il mele. Ciao amore. Il mele che mele ne la Eteo. In realtà posso. E lo butto anche. Dimmi amore, sei stanca, eh? Anch'io Topino. È stata una bella giornatina. Lui ha meno uno, quindi lo leggiamo. Fulmine, meno che non clip. Jet non dovrebbe killarci. Uso il condizionale. Ok, lui non la tenta. Lei, Megan. Ci si è preso un po' la mano col team, sta andando meglio, eh.
Ciao Giordano, grazie mille. Ma stasera ha un ottimo win rate. Abbiamo perse due. Uno per Frana Flinch. Quindi molto bene. Poi insomma abbiamo 42 vittorie su 60, ragazzi, è un ottimo score. Veramente ottimo. Voglio fare l'ultimo per scendere sotto i 200. PP, questo è quello di prima con Braviary. Un Goldengo Scarf. Il problema è che li abbiamo visto soltanto Goldengo Scarf. Non li abbiamo visto altro. Ciao Pilli. Chiaramente di Shen Pao. Opala. Siamo messi bene, devo fare una roba in lead per non perdere da Goldengo Scarf Sojourner che poi mi forza male. E direbbe che questa sui topini non fosse due hit. Ma lo è. Ergo, problemino.
Shallow Kick. Gli farà Protect e Low Kick. Però forse Mausold non muore. Perché il peso è quello che è. Lui deve togliere Palafin. Cioè, se toglie Palafin mi scoppia tutti con Palafin. Quando rientra di pugno getto. Cioè, non... Io ho CU, Flutter... muoiono tutti Jetman. Jetman. Droppino. Lo sapevo, perché la potenza è bassa. No jet punch. Cazzo, mi ero illuso che potesse essere un hit quello. Sì. No. No, non abbiamo... Abbiamo il 90% di fare 10 colpi. Ne abbiamo fatti 6. Ciao Tore. Ho fatto la partita perfetta. Ma non basterà. No. E lui ha sbagliato, perché doveva fare Protect di Palafin e attaccarmi. No ragazzi, se fosse andato su Palafin avevamo vinto. Qui la nostra wincon di fatto non esiste. Io andrei su ovviamente mele alato. No, andiamo su quello che può proteggere invece di andare su quello terato. Lui ha sbagliato veramente tutto. Ciao Lele. Miss di frana? O farà direttamente Evislam? Io in questo meta sto giorno gli darei Evislam. Ti posso dire che godo? Ti posso dire che godo, perché hai sbagliato, tesoro. Hai sbagliato tutto. Hai sbagliato tutto. Hai sbagliato tutto. Non hai perseguito la Wincon. Ti posso dire, mi dispiace? No. No, 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 non mi dispiace. Non mi dispiace, ma non mi dispiace per niente. Perché hai sbagliato. Quindi meriti.
Perché io devo perdere quando curo il dettaglio e te devi vincere? No, perdi anche te, Pippi. Pippa. Pippi. Pippa. Pippi. Pippa. Pippi. Pippa. Bene, ragazzi. È Cristo. A me no, è così poco, mi sembra un po' eccessivo. Ciao Adriana, non quella di Rocky. Due volte mi spezzo. Vediamo un po' come ci consolidiamo. Stasera abbiamo fatto una super live. Mi dispiace per chi se l'è persa. Traditori. Tifosi occasionali. Bene, merde. La dedico a chi c'è stato fin dall'inizio. A chi c'è stato fin dalle ore 18. Bene. Signori, ci vediamo domani. 14 Zelda. Forse 18 Battlesport. O meglio, PC Online. Ciao ragazzi. Punto esclamativo giveaway. Vinci un gioco gratis su Instant Gaming.